Scegliere il posto migliore in aereo può risultare di fondamentale importanza, soprattutto nei lunghi viaggi. Ma qual è il posto migliore? Diciamo subito che non tutti i velivoli sono uguali e non tutti abbiamo le stesse esigenze. La prima cosa che ti suggerisco di fare è quella di collegarti a seatguru.com, un portale che riporta tutte le caratteristiche interne di ciascun velivolo e che segnala i posti migliori. Secondo la mia esperienza andrebbero evitati i posti centrali perché si è costretti ad alzarsi ogni volta che il passeggero lato finestrino ha bisogno di andare in bagno o di sgranchirsi le gambe. Ovviamente anche il passeggero lato finestrino dovrà disturbare i suoi vicini per alzarsi, quindi sceglielo se ti alzi raramente. Ma permette di godere di una splendida visuale dall'oblò e nei viaggi lunghi permette di poggiare il cuscino sul muro per schiacciare un pisolino. Gli aspetti positivi invece del lato corridoio sono il non dover disturbare nessuno per alzarsi e il poter allungare le gambe verso il corridoio stesso. I posti nell'ultima fila sono ottimi perché dietro non ci sarà nessuno a disturbare. Se ti spaventano le turbolenze, scegli quelli sulle ali. Se conosci bene l'inglese, quelli situati in corrispondenza dell'uscita di emergenza con più spazio per le gambe. Chi viaggia con un neonato dovrebbe invece richiedere la prima fila perché sul muro di fronte viene posizionata la culla.